Ciao, bentornati. Ci sarà sangue sulla neve, tanto sangue. E di chi? Ve lo dico dopo il video. Testa di cazzo. Vabbè, buonanotte, va. Mi chiamo Arnaldo Nardi. Sono un uomo serio, un lavoratore e un padre di famiglia. Poi un giorno... E non provare a tornare a casa, eh? E ora dove vo? Se uno della sua età deve venire ad abitare qui, ci avrà i suoi problemi. Per me sì. Anche per me. Per me sì. E questa è la sostanza. Per le pulizie generali ci sono dei turni, sono scritti su questa lavagna qui. Se almeno sapessi dov'è, che cosa fa? Sono 3 giorni che non lo vedo. E che quando ho saputo che c'aveva un amante non ci ho visto più. Arnaldo, un amante? Ma che tu mi dici? Tempo massimo di permanenza 8 minuti. A 0 suona la sirena. Hai 5 secondi per uscire. Che paura. Sono abbastanza giovane? Giovane, diciamo giovanile. Papà! Ma questo qui chi è? È un amico mio, Arnaldo. Anzianotto però, eh? I mortacci suo. Sto gran figlio della mignotta. Che schifo. Arnaldo! Chi è che c'ha il culo a frisbee? Ma sapevo un paraculo! Voi non fate come me, eh? Non sarete mai più forti di così. Mai più belli e giovani di così. Lanciate. Se mettete sul 527 del digitale terrestre ci dovrebbe essere un po' di disco music. Dopo di questa marea. Sai quando si era ragazzi noi e si andava a mangiare, il conto era troppo salato e che si faceva? Che facevate? Chi arriva ultimo paghi il conto, va bene? Via! I vicini che reclamano, sei disturbi ancora un po', ma la tua anima è il sipario. Ad un fantastico via vai. Quant'è? 198. Di 100 euro. Tieni pure il resto. Grazie. Oh, le mani addosso no, eh? Guarda questo, le mani addosso. Il sangue sarà di Leonardo DiCaprio, che è in trattative per produrre e interpretare l'adattamento dal nuovo romanzo thriller di Joe Nesbø, Blood on Snow, ancora inedito. I diritti dell'opera dello scrittore norvegese, secondo quanto riporta Deadline, li starebbe trattando la Warner Brothers per conto della Appian Way di Leonardo DiCaprio. Blood on Snow è il primo libro scritto da Nesbø sotto lo pseudonimo di Tom Johansen ed è incentrato su un killer che si innamora della moglie del suo capo dopo che questi gli ordina di ucciderla. Già previsti 2 sequel letterari dell'opera, con Johansen che potrebbe diventare anche uno dei personaggi della storia. Intanto a dicembre vedremo Leo nel nuovo film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street. E per oggi è tutto. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!